Namaste, sono Sara e ti propongo un rilassamento guidato. Ti faccio vedere prima la posizione che ti consiglio e come ti consiglio di rimanere per rilassarti ancora meglio. Allora, puoi essere a letto, per la schiena in generale è meglio rimanere sul tappetino da yoga, quindi hai sempre un po' un supporto, però diciamo non è il materasso. Allora, puoi avere un piccolo cuscino o una coperta per supportare la testa, quindi da mettere dietro proprio per tenere la testa. Se sei in una stagione un po' più fresca, copriti, o se sai che comunque soffri un po' di freddo, copriti. Bolster, in verità possono servirtene due, se non ne hai due, come me in questo caso, puoi anche usare una coperta. Quindi, il primo bolster lo puoi mettere sotto le ginocchia in questo modo, quindi abbiamo un supportino per la testa. E un supporto per le ginocchia. In questo caso lì puoi mettere anche la coperta arrotolata, quindi la arrotoli e la metti sotto le ginocchia. Mentre se hai il bolster, mettilo sulla pancia in questo modo. Perché il bolster? Perché il bolster ha un certo peso e avere un peso sopra l'addome, così ci aiuta aiuta il nostro sistema nervoso a rilassarsi, è l'effetto che fanno anche le coperte quelle della nonna, quelle belle pesanti, che addosso proprio ci fanno sentire più rilassati. Ok, quindi trova una posizione che sia comoda, questo è un consiglio, però magari la tua posizione ideale è diversa. Io rimango seduta in modo tale da poterti guidare in questo rilassamento. Inizia a sentire il tuo respiro. E se ti è possibile, inspira ed espira attraverso le narici. Inizia Non devi fare delle respirazioni particolarmente lunghe, è il tuo respiro naturale, ma rallentalo. Rilassa i tratti del viso, cerca di notare se la fronte è corrugata, se magari stai digrignando i denti, rilassa le mascelle, rilassa le guance. Rilassa il collo e le spalle. Se la posizione non è comodissima per la testa, aggiustati. Rilassa il tuo addome. Rilassa i glutei. Rilassa le braccia. E rilassa le gambe. Lascia che tutto il corpo
si ammorbidisca, si arrenda. Non c'è ragione di rimanere in tensione. Lascia fluire. Lascia fluire. Senti il corpo caldo. Come se fossi immerso in una vasca. Lo L'acqua è la temperatura perfetta per accogliere il tuo corpo. E sciogliere ogni tensione. Immagina un profumo dolce. Un profumo di rosa, di geranio e lavanda. Immagina il tuo corpo avvolto da questo profumo dolce. È colorato dai petali di questi fiori. Da un dolce rosso al rosa. Al viola più tranquillo. Colorano la tua pelle. Fanno vibrare la tua essenza. A un ritmo dolce che ti culla. Lascia che l'acqua faccia muovere fluidamente il tuo corpo. E lo ripulisca di tutto ciò che ti appesantisce. Lascia la tua mente fluire libera. Da ogni pesantezza e costrizione. Senti il corpo fluido. In uno spazio indefinito.
Senti calore e gioia intorno a te. Senti il tuo respiro. Senti il tuo respiro sempre più profondo. Senti il tuo corpo fisico. Se vuoi puoi rimanere nella posizione oppure lentamente voltarti sul lato destro del corpo. Prenditi qualche istante qui. Dopodiché torna a sedere. Porta le mani unite di fronte al cuore e riapri lentamente i tuoi occhi. Io ti ringrazio per questa pratica assieme. Namaste.